Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Ha vinto il Festival della Canzone Italiana nel 2007, quando gliel'hanno detto, nella green room che è la sala d'attesa, è svenuto, ma per poi salire sul palco, cantare, l'incredibile Simone Cristicchi, ciao! Vivo e vegeto, soprattutto. Ma com'è andata? Non sapevo questa cosa. L'emozione è stata talmente gigantesca che mi ha travolto, e infatti c'è un buco, se andiamo a rivedere il filmato dell'epoca, in cui Pippo Baudo, Michelle Hunziker non sapevano cosa fare, perché chiamavano il vincitore ma il vincitore non arrivava, perché ero svenuto davvero, e ci sono 50 secondi che sono in tempi televisivi lunghissimi, no? da riempire, non sapevano cosa fare. Invece parliamo di questa edizione 2019, la tua canzone è piaciuta tantissimo. Proprio davvero trasversalmente, ogni generazione, la critica, il pubblico, insomma, un successo. Parliamone male noi, allora, dai allora, così bilanciamo. Ma non ha difetti, perché ci ha impiegato 8 mesi per scriverla, o mi sbaglio? Ci abbiamo messo tanto, sì, io e Nicola Brunialti, perché ogni verso di questa canzone è stato sofferto, possiamo dire, è vero, è reale, è sudato. E quindi mettere insieme tutti questi pensieri, comunque, sulla felicità, la bellezza, il dolore, l'amore ovviamente, e questo senso di fragilità che credo che sia universale, che appartiene a tutti noi. Tutti noi abbiamo bisogno di una persona che si prenda cura della nostra anima. Non solo quello, è anche una fortuna trovarla, questa persona. Esatto. E infatti io la vorrei dedicare idealmente a tutte le persone che sono sole, perché sono tante persone che... Purtroppo la vita non è stata magari buona, e la vita d'altronde è una altalena di schiaffi e carezze che prendiamo continuamente, e quindi l'importante però è sapere che c'è sempre uno spiraglio, una fessura da cui poter intravedere la bellezza. È proprio vero, ma è vero che è nata da un tweet questo titolo? Sì, questo mio amico Nicola Brunialti, che lui scrive i romanzi per ragazzi, scrisse "Abbi cura di me" un giorno, e io intravidi subito in queste 4 parole il titolo di una canzone ancora tutta da scrivere, però c'era già tutto in queste poche semplici parole. Venerdì la serata dei duetti con Ermal Meta. Sì, Ermal è un artista che è meraviglioso, delicato e potente, ha una anima molto visibile, ed è vero, è reale, è una persona normale, è un artista straordinario che sta avendo un successo incredibile, e averlo al mio fianco è un grandissimo privilegio. Tu sei un artista incredibile, perché ricordiamo che l'unica pausa del suo tour è proprio questa settimana sanremese, poi prosegui. Sì, sono 5 giorni di off dalla tournée che io ho pensato bene di riempire in questo modo. No, ma tra l'altro, viaggiando in tutta Italia, proponendo insomma un pubblico sempre diverso, bisogna mantenere davvero una grande concentrazione, insomma, grande prova di forza anche. Sì, Manuale di volo per uomo è uno spettacolo molto complicato, difficile da rendere, perché è un prosa pura, e prosegue la mia tournée proprio dal 12 di febbraio, subito dopo la fine del festival. E durerà fino a fine aprile, dopodiché l'estate io credo che tornerò a fare i concerti, perché è da tanto che non faccio concerti con le mie canzoni, e questa è l'occasione giusta per ricominciare, che dici? Sì. Tra l'altro l'8 invece di febbraio c'è una bella uscita. Sì, esce "Abbi cura di me", questa raccolta di 21 canzoni che, diciamo così, rappresentano quello che è il mio modo di scrivere in questi 15 anni di attività. Sono canzoni famose, quelle più radiofoniche, più conosciute, ma soprattutto una decina, 12, che invece sono delle piccole perle che erano rimaste nascoste in questi 4 album. Ma è vero che, anzi, me lo devi dire tu, la prima persona che hai chiamato quando ti hanno detto parteciperai al Festival 2019? Ma più che altro ho ricevuto tante telefonate, una di queste è quella di mia mamma, che ha cacciato un urlo disumano, perché per le mamme ovviamente italiane Sanremo è fondamentale, insomma, è stata lei, insomma, lo dedico a lei questo festival, perché la mia mamma è una guerriera e io devo moltissimo a lei. C'è una canzone invece sanremese nella storia del festival di questi 69 anni che è nel tuo cuore?
La canzone Minchia Signor Tenente di Giorgio Faletti, e credo che nelle mie apparizioni al festival questo si può vedere, nel senso che a me piace non tanto esprimere vocalmente o con dei gorgheggi diciamo la mia voce, ma mi piace il messaggio molto contenuto nelle canzoni. E lì Faletti ha creato proprio uno spartiacque, ha portato il teatro sul palco della musica e ha creato questo strano connubio che sicuramente ha influito anche nel mio percorso. Molto bene, ringraziamo Simone Cristicchi. Grazie a voi. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissinbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.